cultura attraversa molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile e possiamo dire che svolge un vero ruolo da protagonista nella realizzazione dell'Agenda 2030. Un nuovo modello di cultura diventa oggi elemento chiave per poter realizzare uno sviluppo sostenibile. Nell'ambito dell'obiettivo cultura, la compagnia intende quindi promuovere e favorire la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini nella società. La partecipazione culturale incide sul benessere psicofisico e sociale degli individui. Il lavoro della compagnia sul crossover cultura e salute, proprio da un'analisi conoscitiva con l'intento di far emergere e mappare esperienze e competenze a livello europeo, ed è quindi proseguita con una mappatura sulle sensibilità del territorio del Nord-Ovest. L'apporto fondamentale che l'esperienza culturale può dare nei luoghi di cura o addirittura negli approcci terapeutici può veramente aprire nuove strade su cui sono soprattutto coloro che operano nel campo oggi delle professioni della cura a dover imparare a acquisire nuova consapevolezza riguardo a quelle che sono le potenzialità e gli strumenti concretamente usabili. Cos'è il benessere della persona? Oltre alla salute, che cosa concorre al benessere e allo stare bene? Abbiamo infatti commissionato un lavoro di mappatura di soggetti e di progetti attivi sul tema cultura-salute, per conoscerne identità, esperienze, le sfide a cui vogliono rispondere, quali sono i bisogni abilitanti, il tutto sui nostri territori di riferimento che sono Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Questa ricerca, Culture e Salute verso un nuovo welfare culturale, è stata assegnata alla Fondazione Medicina a misura di donna, presieduta dalla professoressa Chiara Benedetto, che ha sede nell'ospedale Sant'Anna. La ricerca è stata realizzata dal Cultural Welfare Center, ente di ricerca interdisciplinare sui crossover culturali, in collaborazione con DORS, il Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte. Oggi entriamo nel vivo del progetto Well Impact, incentrato sulla relazione tra cultura e salute. Una squadra molto importante e solida e ricca anche di competenze che mi fa piacere ricordare. Innanzitutto la project manager Beatrice Sarosiek e poi un importante comitato scientifico nazionale con esperti che rappresentano tanto il mondo della cultura quanto quello della salute. E quindi Vittorio Gallese, neuroscienziato, Annalisa Cicerchia, economista della cultura, il professor Enzo Grossi, scienziato, medico e ricercatore, Donatella Tramontano, biologa, e Luca De Biase, caporedattore del Sole 24 Ore. Il progetto prevede diverse azioni, fra cui in primo luogo la creazione di un comitato scientifico multidisciplinare di alto livello. La seconda azione è quella di avviare 4 progetti pilota che fungono da modello di una serie di pratiche sul tema appunto cultura e salute. La terza azione è la creazione di un gruppo di lavoro di ricerca e valutazione dei 4 progetti pilota e l'ultima azione è quella di attivazione del territorio.